Per il quarto anno consecutivo l'associazione Rievoluzione Calabria ha rinnovato proprio nel giorno di San Valentino al Teatro dell'Acquario di Cosenza l'appuntamento con la manifestazione Innamorati della politica. Noi facciamo Innamorati della politica il 14 febbraio anche in maniera provocatoria, perché nel testo c'è scritto Innamorati della politica, ma si può leggere anche Innamorati della politica. Quindi noi cerchiamo di far innamorare molti giovani della politica, parlando appunto di politica pulita, di politica per bene. Innamorarsi della politica non vuol dire innamorarsi dei politici. Noi siamo coscienti che non tutti i politici siano in grado di fare politica a destra e a sinistra. Noi in questi 4 anni abbiamo raccolto moltissime esperienze di amministratori, di imprese, di persone per bene che lavorano nel sociale. Noi vorremmo mutuare queste esperienze della società civile anche in politica, perché se le persone per bene restano fuori dalla politica, mai nessuno si potrà innamorare né dei politici né della politica. I settori presi in esame nel corso della serata sono stati il mondo dell'impresa, dello sport, dell'impegno per il sociale e della politica, e per ogni area tematica si sono alternati gli ospiti che hanno dato il loro contributo portando le loro esperienze personali. La manifestazione è stata conclusa da Mario Chiuto, già sindaco di Cosenza, che, stimolato nel corso del suo intervento dai giovani di Rievoluzione Calabria, ha illustrato la sua idea di città e tutto ciò che è stato fatto in questi anni a Cosenza.